Come dobbiamo comporre un'insalatona seguendo il metodo antinfiammatorio? Noi sappiamo che ci sono alcuni alimenti che promuovono l'infiammazione, alcune associazioni alimentari che promuovono l'infiammazione all'interno del nostro organismo, e quindi se andiamo ad ingerirli quotidianamente o andiamo a sbagliare quotidianamente con queste associazioni, possiamo andare incontro a problematiche. E se parliamo di voler contrastare il caldo, l'unico modo non è mettersi all'interno di un congelatore, di un frigorifero o in una stanza con aria condizionata sparata al massimo. Questo non fa bene. Dobbiamo comprendere che il nostro organismo ha la capacità di mantenere una temperatura interna costante, sia se fa troppo caldo e sia se fa troppo freddo. Quando il caldo diventa insopportabile, un modo per aiutare il nostro organismo a non accusare così tanto caldo, quindi poi avere colpi di calore eccetera, è quello di mantenerlo ben idratato, ed è quello di far entrare alcuni macro e micro nutrienti attraverso l'alimentazione che lo aiutano a mantenere costante questa temperatura fissa. Quindi prima di andare avanti, metti un bel mi piace, condividi il video con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanellina. E quando finirai di seguire questo video, lascia un commento scrivendo come comporresti la tua insalata preferita. Quindi insalatona è inteso come pasto completo, quindi un pranzo, una cena, un qualcosa anche di pratico che possiamo portarci in spiaggia volendo. Come deve essere costituita? Beh, immagina nella tua testa di dividere il tutto, quindi gli ingredienti, in quattro compartimenti. Primo compartimento, dobbiamo assolutamente pensare a cosa? Alla scelta delle verdure crude. Quindi verdure crude che siano di stagione, crude che siano di stagione, quindi ad esempio la patata, attenzione perché non la posso mangiare cruda, quindi la escludiamo. Ma ad esempio i cetrioli, in questo periodo dell'anno fanno molto bene, una lattuga a foglie verde o con tutte le sue varianti, un po' di sedano, po' di ravanelli, insomma, immaginate di inserire le verdure crude. Guardate che bello, c'è il gattino meraviglioso che si fa le unghie. Quindi verdura cruda è la base. Ovviamente qui facciamo attenzione, se non siamo abituati non esageriamo con le quantità, perché le verdure crude contengono le fibre, contengono un'acqua di vegetazione, contengono degli enzimi che ci aiutano, favoriscono la digestione, diventano nutrimento per il microbiota intestinale, ma se hai un intestino molto compromesso puoi andare incontro a dolori e fastidi, disturbi a livello intestinale. Quindi masticare, 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 ma soprattutto entrare con una attenta gradualità all'ingestione delle fibre. Per chi non ha problemi, ovviamente lì è un ingrediente, sono degli ingredienti che posso associare come voglio, ma soprattutto posso andare in quantità libera, posso riempirmi effettivamente la pancia. Poi dobbiamo associare una quota di carboidrati. Carboidrati, lo so, pensare già sono contenuti nella verdura cruda, ma non saranno sufficienti per sostenerti. Diciamo che con questo caldo abbiamo bisogno di un po' meno di carboidrati, quindi se normalmente ne mangi 60 grammi puoi andare intorno ai 40 grammi, ma diciamo con l'unità di misura del pugno non sbagli mai, andiamo verso un qualcosa che è ricco anche di altre sostanze oltre ai carboidrati, non saranno solo amidi che poi si trasformano in glucosio, ma saranno dei cereali o pseudo cereali in chicchi che contengono, oltre al carboidrato, contengono anche amminoacidi essenziali, contengono anche una piccola quota magari di grassi, ma soprattutto di minerali, di fibre, di vitamine e di sostanze antiossidanti, quindi i famosi flavonoidi. Cosa possiamo andare a inserire? Io in questo periodo estivo consiglio tre cereali, diciamo. Riso integrale, che non contiene naturalmente il glutine, consiglio la quinoa, che non contiene naturalmente il glutine, e consiglio il farro, sempre in chicchi. Questi non andrebbero mischiati, non vanno mischiati i cereali, quindi o uno o l'altro, e questo è un secondo compartimento, quindi carboidrati, scegli uno dei tre, verdure crude, quelle che vuoi, e poi dobbiamo inserire la quota dei grassi. Olio extravergine di oliva crudo,
bel filino di olio, diciamo un cucchiaio, vai alla grande, non ti preoccupare. Puoi aggiungere una quota di grassi importanti attraverso i semi oleaginosi. Scegli un seme, ad esempio i semi di zucca fanno molto bene in questo periodo, ma anche i semi di chia, quindi scegli una manciata, una piccola manciata di questi semi e li metti sull'insalata. Puoi aggiungere ancora, quindi scegli uno dei semi, non scegliere un mix di semi, puoi aggiungere l'olio extravergine di oliva, puoi aggiungere un po' di avocado se ti piace e qui stai andando verso una buona quota di grassi che ti fa bene. Dopodiché possiamo entrare, puoi aggiungere anche delle olive, eh? Quindi non ti preoccupare su questo. E poi dobbiamo andare sulla fronte proteine. Sulle proteine, attenzione, è un terreno minato, perché come hai sentito non esistono dei cibi completamente sbilanciati, ad eccezione di alcuni. Ad esempio se andiamo su un uovo sodo, meglio ancora la coque, andiamo su un alimento ben bilanciato, non completamente spostato sulle proteine come la carne, ma ne puoi mangiare 4, massimo 6 a settimana, non dobbiamo esagerare. Poi sempre dipende da quello che stai mangiando durante la settimana, durante la giornata e via dicendo. Sono dei consigli ovviamente questi banali, cioè generici, non banali, generici. E poi andiamo verso il pesce, quindi o le uova o il pesce. Per pesce cosa intendiamo? Spesso e volentieri andiamo a metterci dentro la scatoletta di tonno, facciamo attenzione all'alluminio. Non fa bene, quindi scegliamo magari il barattolino in vetro se non vogliamo andare sul fresco, oppure il salmone, ma scegliamo non il salmone affumicato normale, scegliamo un salmone selvaggio, che almeno in teoria quello che dovremmo comprare è, ha una qualità superiore, ma in termini proprio di micronutrienti. Pesce qualsiasi, puoi mettere anche dei gamberetti, puoi mettere del polpo, delle seppie, puoi divertirti, puoi mettere del pesce. Che puoi comprare in pescheria fresco e poi lo puoi andare a cucinare e poi lo inserisci all'interno della tua insalata, oppure le uova, oppure il pesce, oppure i legumi. I legumi con il caldo non dobbiamo esagerare, però ad esempio dei ceci risultano freschi per l'organismo. Fai attenzione magari ai fagioli in questo periodo estivo, diciamo che li vado a inserire più nel periodo autunno-inverno. E i piselli anche sono molto freschi e via dicendo. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione. Fammi sapere con un commento qual è la tua insalatona preferita, come la comporresti, e poi c'è da divertirci perché non è sempre lo stesso piatto, ma dobbiamo andare a modificare. Ma quello che rimane è sempre la regola: quindi dividi in quattro compartimenti e inserisci almeno un ingrediente per compartimento. Con alcuni puoi esagerare, con altri fai sempre attenzione. Anche nel mondo delle proteine, non esagerare troppo perché il troppo fa male e il troppo poco non fa bene, dobbiamo andare verso un equilibrio. Quindi la quantità delle proteine, dei carboidrati, dei grassi andrebbero misurati, ma andrebbero indicate con delle consulenze personalizzate. Hai sempre il nutrizionista di riferimento, magari nella tua città. Ti abbraccio, ciao!